Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente la quinta espansione di Keyforge è stata ufficialmente commercializzata e diversi di voi già staranno aprendo miriadi di mazzi alla ricerca di unici straordinari e gemelli perduti che si vogliono ritrovare. Prima di partire, piccole informazioni di servizio. Volevo avvisarvi che sulla rivista Io Gioco, che potrete trovare nelle edicole o più semplicemente attraverso i link che troverete in descrizione, ringrazio Matteo Don Quixote per quello che vi guiderà sul sito di Dungeon Dice, ci sarà un articolo dedicato proprio a Dark Tidings, la quale stesura è stata curata dal sottoscritto in collaborazione con Keyforge Italia. In più, in allegato, potrete trovare casualmente un deck delle prime due espansioni del nostro gioco di mazzi unici al mondo, ovvero il Richiamo degli Arconti o l'Era dell'Ascensione. Volevo inoltre ringraziare Asmodee Italia e Fantasia Store per avermi procurato i prodotti che tratteremo nel video. Ora, in questo terzo incontro del mese Ondata Oscura, andremo a trattare uno dei temi che più di qualunque altro fa porre delle domande ad ogni nuovo giocatore che si avventura per la prima volta nelle immense lande del Crogiolo. Conviene comprare lo starter set per due giocatori e o il mazzo deluxe di Ondata Oscura? Entreremo più nel dettaglio scoprendo assieme il loro contenuto. Andiamo a dargli un'occhiata. Lo starter set per due giocatori di Keyforge già dall'aspetto si presenta diverso e più curato rispetto ai suoi predecessori. A differenza di questi ultimi, infatti, il kit della quinta edizione avrà delle zone sulla confezione in rilievo lucido che ne evidenzieranno le parti di maggiore interesse, come il logo del gioco, la tipologia di prodotto che stringerete tra le mani, il brand dell'espansione, delle stringhe irregolari che simuleranno l'andamento delle correnti sul fondale dell'oceano e le case e il marchio della FFG lungo i quattro lati della scatola. Cosa che negli starter precedenti non era stato fatto, limitandosi a costruire l'intero articolo in materiale simil cartone telato. Tuttavia, le dimensioni degli ultimi quattro starter, a partire dall'Era dell'Ascensione, sono rimaste invariate. Una piccola nota personale che volevo portare all'attenzione di ogni forgiatore è il fatto che con Ondata Oscura sia la prima griff, se così la si può chiamare, che contraddistingue in modo chiaro e a sé stante l'appartenenza del logo all'edizione di riferimento. Cosa che nelle quattro espansioni precedenti non è mai stata presente, infatti abbiamo avuto sempre il nome del gioco a chiari caratteri che campeggiava sovrano e il nome dell'edizione in piccolo direttamente sotto. Con Dark Tidings la situazione cambia drasticamente, invertendo le dimensioni non solo per lo starter, ma per l'intera linea di prodotti. Sulla parte dorsale sarà come al solito presente una breve descrizione di ciò che vi attenderà immergendovi nelle acque gelide degli oceani del Crogiolo e un piccolo vademecum di cosa potrete trovare all'interno del set, ma entriamo più nel dettaglio. Nello starter potrete trovare una guida introduttiva alla nuova espansione, che potrà essere d'aiuto a tutti quei nuovi forgiatori per avere sotto mano un riassunto del regolamento del nostro gioco di mazzi unici al mondo, sempre a disposizione. Due poster playmat che potranno essere utilizzati per avere una base di appoggio, proteggendo i vostri unici durante le battaglie che affronterete per accedere alle cripte, 6 segnalini chiave,
22 segnalini Ember, 2 carte segnavincoli con relativo occhiello per tenere conto delle penalità accumulate durante un match, 22 segnalini danno con 44 segnalini status suddivisi come segue e 2 unici pronti all'uso per iniziare a giocare da subito con i vostri amici o compagni di avventura. Infine, sono arrivato a dare una risposta definitiva ad un quesito che sui gruppi Telegram del Master The Theory e del Keyforge Network, link in descrizione, ha posto un diverso numero di forgiatori. Si potrà sostituire la carta della marea con altri elementi che ne emuleranno il meccanismo? Ebbene, la risposta è sì, dato che è stata introdotta la dicitura tra parentesi tonde o una sua variante, che potrete trovare nel regolamento ufficiale, link sempre in descrizione, e nelle versioni ridotte che saranno presenti sia nello starter set sia nel mazzo deluxe. A proposito di quest'ultimo, come già detto in un video precedente del canale, dove si è parlato di questa tipologia di prodotto, il mazzo Arconte Deluxe ha tutto ciò che serve ad un forgiatore per affrontare un'esperienza di gioco spensierata e divertente. Di dimensioni doppie rispetto al normale unico, anche questo articolo ha dei dettagli rilevanti come il logo del gioco, il marchio dell'espansione e le case di pertinenza in rilievo lucido. A differenza dei suoi due predecessori. A difformità dei deck singoli, per il mazzo deluxe il packaging non è cambiato, rimanendo praticamente inalterato dalla sua prima pubblicazione avvenuta con Mondi in Collisione. Ed è qui che il Deck Hunter potrebbe agire, aprendo l'articolo e visionandone l'interno. Assicuratevi quindi che siano presenti i sigilli di garanzia adesivi posti sulla parte superiore e che il fondo dell'articolo non sia stato minimamente manomesso in alcun modo. All'interno del Deluxe troverete due colli ben distinti. Il primo è costituito da 3 corpi differenziati, dove saranno presenti i segnalini sufficienti per un solo forgiatore, che prevedranno le solite 3 chiavi, 18 segnalini Ambra, un segnavincoli con occhiello dedicato per tenere traccia delle penalità accumulate durante una partita e 25 segnalini danno con 24 segnalini status suddivisi come segue. Il secondo collo sarà costituito da un cartone con chiusura d'incastro che conterrà il regolamento veloce, e l'unico avvolto soltanto dal cellofan protettivo. Anche questa volta purtroppo niente segnalini scudo. Ma non vi preoccupate, c'è un modo altrettanto semplice per poterli rimpiazzare. Sono sicuro che molti di voi avranno delle monetine da 1 o 2 centesimi sparse qui e là in giro per casa. Ebbene il forgiatore Mauro Mo, che saluto, mi ha dato l'idea attraverso il suo commento sotto il video 5 trucchi per Keyforge che ti semplificheranno la vita, dove ha condiviso con la community l'utilizzo che ne fa durante una partita. In quel caso nello specifico lui ha usufruito dei centesimi come se fossero ambre,
Ma se vorrete, questi piccoli alleati, che si possono reperire praticamente ovunque, anche camminando a volte se ne trova qualcuno a terra, potranno fungere come corazza per i vostri servitori. Conclusioni. Lo starter set per due giocatori è reperibile al costo indicativo di 25 euro. Al suo interno troverete tutto quello che serve per forgiare in compagnia, senza il pensiero di reperire segnalini vari che servirebbero per migliorare l'esperienza di gioco. I due poster playmat in dotazione saranno utili per salvaguardare dallo sporco i vostri unici, in attesa di proteggerli con le adeguate bustine protettive. L'intera scatola, inoltre, grazie alle sue dimensioni contenute, fungerà come box di trasporto. Così, se vorrete, potrete portare il gioco sempre con voi per farlo provare anche ai vostri amici. Il mazzo Deluxe, dal costo indicativo di 15 euro, permetterà ad un solo avventuriero di avere tutti gli accessori necessari ad affrontare un match in modo pratico e spensierato. Attraverso questo articolo, un forgiatore appena giunto sul crogiolo potrà non solo assaporare l'esperienza di gioco che Keyforge avrà da offrirgli, ma anche comprendere appieno come si svolgono le varie dinamiche sugli status delle creature che andrà a giocare, che con un semplice deck singolo non potrà comprendere, a meno che non abbia letto il regolamento generale o non sia stato introdotto nel nostro gioco di mazzi unici al mondo da qualche altro forgiatore. La scatola del Deluxe potrà contenere tutto il contenuto una volta aperto, per portare sempre con voi l'occorrente per poter affrontare una partita. Ma solo e solo se l'unico non verrà protetto con delle bustine, che in caso dovessero essere presenti aumenterebbero quel che basta il volume del deck, che vi costringerebbe ad optare per una soluzione diversa e nella maggior parte dei casi anche più comoda e sicura. Quindi, alla luce di tutto ciò, conviene acquistare questi due prodotti? La risposta è sì. Conviene assolutamente comprare lo starter set per due giocatori e o il mazzo Deluxe, sia se si è nuovi forgiatori desiderosi di iniziare questa grande avventura alla ricerca di quante più cripte possibili, sia se si è collezionisti veterani della Forgia, per aggiungere questo binomio fondamentale alla vostra collezione. Questi due prodotti sono davvero la prima base di partenza per ogni giocatore che vuole iniziare a muovere i primi passi sul pianeta al centro dell'universo e rappresentano una soluzione ideale per qualsivoglia circostanza. Volete iniziare a forgiare con il vostro compagno o la vostra compagna? O magari volete soltanto provare con un amico o un'amica l'ebbrezza di una battaglia unica e piena di colpi di scena? In questo caso il set rappresenterà la soluzione ideale. O siete avventurieri solitari, avvolti sempre nel vostro mantello e disinteressati da qualsivoglia contatto che possa disturbare la vostra quiete interiore? Ebbene, il mazzo Deluxe si sposerà perfettamente con le vostre necessità. Come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link di cui avrete bisogno per poter finalmente avere a casa vostra l'opzione che più si adatterà alle vostre esigenze di gioco. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.